videotest che sto registrando dallo ZTE Axon 7 in formato 1080 a 30 fps. Partiamo con questa ripresa ravvicinata, adesso ci spostiamo per vedere la velocità di messa a fuoco che ricordo essere di tipo PDF. Torniamo di nuovo sul soggetto ravvicinato e nuovamente ci spostiamo. Adesso camminiamo per testare la stabilizzazione, che è di tipo ottico. Proviamo ad avvicinarci a questa statua e a mettere nuovamente a fuoco. Come vedete, la velocità di messa a fuoco non è molto reattiva, soprattutto in queste situazioni dove ci sono alti contrasti tra zone d'ombra e zone di luce, mentre in realtà se abbiamo un'illuminazione più diffusa è possibile avere una velocità più elevata. Infatti anche in questo momento non sta mettendo a fuoco, che era messa a fuoco. Spostiamoci nuovamente per testare nuovamente la stabilizzazione. Ricordo che sull'Axon 7 abbiamo un sensore da 20 megapixel Samsung SCK2T8, se non ricordo male, con apertura f1.8, autofocus di tipo PDF, stabilizzazione ottica come ho già detto e doppio flash LED monocromatico. Proviamo a fare uno zoom su quel leone. Torniamo a dimensione originale, vediamo la calibrazione delle luci, come vedete molto reattivo. Facciamo anche un pan veloce, facciamo una ripresa panoramica, proviamo di nuovo a mettere lo zoom massimo 4x, torniamo a dimensione originale. Direi che possiamo concludere qua il videotest 1080p 30 frame per secondo da ZTE Axon 7.